ci sarà una stagione estiva in Versilia. Fino a quando non è chiaro il come potranno essere organizzate le spiagge, non ci sono certezze. Tra le tante, sta circolando una proposta contenuta in un documento riservato della Federbalneari che doveva rimanere interno e che ha causato un'immediata indagine tra i dirigenti per capire chi ha diffuso proposte di lavoro non definite. È un messaggio di disapprovazione quello che proviene dai balneari versiliesi. Siamo noi a dover affrontare la stagione turistica e queste proposte calate dall'alto non ci rappresentano, sostiene con forza Marco Daddio in rappresentanza dei balneari di Lido. Su queste notizie sindacali sinceramente mi viene un po' da sorridere, no? Mi verrebbe da capire come questi signori si possano permettere di poter dare già delle condizioni, dei suggerimenti al Servizio Sanitario Nazionale, soprattutto nel caso in cui non ci sia stata interpellanza nei confronti appunto di chi come noi svolge il servizio sul territorio, perché poi aspettiamo, come ho consigliato a tutti i miei associati, di vedere quali siano le disposizioni che il governo ci produrrà nei prossimi giorni, speriamo il prima possibile, anche perché la stagione è decisamente alle porte e secondo me in questa fase ci vuole un pochino più di attenzione a quello che si fa uscire sulla stampa e invece un pochino più di attenzione nell'essere presente ai tavoli che contano, per poi quando dovrà essere diramata una nuova legislazione in merito all'utilizzo delle arenili e delle spiagge, siamo tutti presenti e che possiamo essere in un'operazione di condivisione di quelle che sono il nostro futuro. Tra le proposte avanzate da Federbalneari, la distanza di 4 metri tra una postazione e l'altra, quella di varchi separati per gli ingressi e le uscite dagli stabilimenti, incentivi alle prenotazioni online e steward per l'accoglienza e l'accompagnamento e ancora cabine e sdraio sanificate ogni sera, personale istruito, sport ridotto ai minimi termini. Ma la questione, insiste Daddio, è molto più complessa di così e ci sono tante domande ad oggi rimaste senza risposta. Soprattutto una preoccupazione che metto davanti è quella della gestione degli spazi di confine, perché chiaramente tutti i confini sulla spiaggia sono liberi e chi è che ci garantisce in questa fase chi deve controllare e come deve essere controllato lo spostamento delle persone sulla spiaggia? Oppure un altro problema che ci abbiamo e che sicuramente potrebbe venire fuori è come il bagnino potrà fare il servizio di vigilanza delle acque. Mi viene in mente nel semplice soccorso le tipologie di comportamento che dovrà avere. Mi viene in mente anche come problema il fatto di come potremmo controllare i flussi che arriveranno dalle spiagge libere.